Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere alcuni pacchettini che mi sono arrivati, come ultimamente, ma giustamente siamo sotto il periodo di Natale. Allora andiamo a vedere, ho ordinato da IBS, questa è la fattura, ovviamente mi è appena arrivato il pacco. Allora, qui c'è il primo pezzo che ho preso da IBS, che è la carta, il vinile degli AC/DC, questo Kicked in the Teeth live at the old Waldorf in San Francisco del 1977. Il piedino deve sempre abbaiare. Questo è il dietro, è in celofanato. Queste sono le canzoni presenti nel vinile, la parte A e la parte B, questa qua. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere il vinile da 45 giri, se non sbaglio, comunque quello più grande. Ed è fatto così. Questo è un regalo di Natale, come tutti adesso i miei acquisti. Poi, sempre da IBS ho preso il CD di Sfera Ebbasta, questo qui penso primo, secondo che ha fatto, con questo è il dietro con queste canzoni, vedete l'appalchino che ho fatto con il gioco, la scatola dei IBS, questi sono appunto le canzoni, dovrebbe essere del 2016, quindi 2 anni fa l'ha fatto. Ed è questo qui, questo l'ho preso per mio fratello, che lui è partito di Sfera Ebbasta, e mia sorella mi ha preso il concerto e il Rockstar, credo che si chiami, l'ultimo che ha fatto, e io ho preso questo qua. Così li ha tutti. Poi mi è arrivato questo qui, che sono militari, giustamente direte, dei pantaloni, perché sono anche questi un regalo, e sono fatti così. Questo è davanti, con giù tutte le tasche, qua ci sono i tasconi, e giù si apre, hanno l'apertura qua laterale, quindi lo puoi stringere o no. Sono impermeabili, sono fatti allora così, e poi vanno giù giù giù, così. Sono quelli da caccia, li ho presi su Amazon. Li ho presi appunto perché c'è il mio cognato che va a caccia, e l'ho voluti regalare a lui per Natale. Un bellissimo regalino. Ma è bellissimo a me perché non mi piace la caccia, però per chi piace potrebbe essere buono, utile. Poi per mia nipote ho preso questo qui, che è i cioccolatini delle LOL, queste bambole. Bomboline che trovi sulle palline. Io ho voluto prendere questi cioccolatini, che ha praticamente uno stampo che dovrebbe essere questo qui, dove puoi ti fare i cioccolatini. Appunto ci sono anche la scrittina LOL con lo stampo in silicone naturale, appunto. Volevo vedere come poter fare. Ah, qui c'è anche gli ingredienti, come poter fare il cioccolato per i cioccolatini. Contiene uno stampo in silicone, un banco da pasticcere che dovrebbe essere questo qui, credo. Dischi porta cioccolatini, pirottini, i bastoncini per lecca lecca. Contiene la polvere di cacao. Monporiglia, non so che cosa sia, confetti colorati, zuccherini argentati, granella di nocciole e manuale di istruzioni. Quindi contiene anche il prodotto per fare i cioccolatini, sono commestibili, almeno dovrebbero essere, sì. E niente, ho voluto prendere questo appunto perché ancora va, cioè, me l'hanno inviato così, me l'hanno spedito con l'appiccichino senza la busta. Ho voluto prendere di questo perché lei gli piace le LOL, voleva la casa delle LOL, ma ho visto che costa un botto,
quella casa, tipo su 400 euro su Amazon. E quindi ho detto, vabbè, prendo questo e mi dovrebbe arrivare anche un'altra cosina delle LOL. Sempre crea i tuoi cioccolatini o crea i tuoi gusti, una cosa del genere. Anche perché comunque lei ha 6 anni, questa cosa è dagli 8 anni in più, da 8 anni in più, però comunque si incomincia a essere grandina e andare bene delle cose così, penso che gli potrebbe comunque sia piacere. E niente, attualmente ho finito tutto. Sono poche, però ancora mi devono arrivare altre cose, altri regali e poi credo che ho finito. Credo, non lo so, visto, non si sa mai nella vita. E poi dopo non so se farò il video dei miei regali di Natale. Molto probabilmente sì, ma lo vediamo. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e al prossimo. Ciao!